Iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanellina per restare aggiornato. Messaggio di San Michele Arcangelo a Luz de Maria, il 16 febbraio 2020. Amati figli del nostro Re Signore Gesù Cristo, quale principe delle regioni celesti, vengo inviato dalla Trinità Sacrosanta a chiamarvi perché siete popolo di Dio, affinché vi uniate non solo nella preghiera, ma nella riparazione e nella penitenza, in quanto l'umanità ha sottovalutato, ha rifiutato e ha negato i messaggi che state ricevendo attraverso questo strumento. Come popolo di Dio dovete considerare per mezzo dello Spirito le cose sulle quali il cielo vi ha messo in guardia e vi ha avvertito e che vi aveva assicurato sarebbero successe all'umanità. Se non aveste esaudito gli appelli della nostra Regina e Madre dei Cieli e della Terra, Maria Santissima. E voi non li avete esauditi, per mancanza di rispetto e per ribellione, e tuttora non state obbedendo, pur sapendo che la causa di tutti i mali è la superbia che si è impossessata dell'uomo. State guardando con preoccupazione quello che sta minacciando l'umanità, una malattia che ha subito una mutazione e che presto dimenticherete senza darle importanza. Ma dimenticando le prevenzioni, la malattia si propagherà ovunque. La maggioranza dei figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo vive di attimi. Non sono perseveranti, dimenticano in fretta, ed è questo che vi va a cadere nelle grinfie del male. In questo modo che le orde di Satana si sono infiltrate nella società, nell'educazione, nella religione, nella politica, nell'alimentazione, nella salute e nell'identità di ogni persona, sfidando tutto e tutti allo scopo di creare la generazione che darà il benvenuto all'Anticristo e che si consegnerà al demonio. Dovete stare attenti e rimanere in unità per poter lottare contro le forze del male che hanno invaso la casa di Dio e quelli che non vi amano vi stanno portando nell'abisso. Questa generazione verrà provata fino a non poterne più. Molti cadranno lungo la via, a destra e a sinistra, ma voi rimanete fedeli. Il male non si riposa e i figli del nostro Re Signore Gesù Cristo non stanno vedendo la verità che si nasconde sotto il manto del male. Il popolo di Dio sta dormendo, compreso nel proprio ego che lo acceca, così che non veda gli inganni ai quali vi hanno portato nel profanare la casa di Dio. Saprete di visite sotto mentite spoglie nella culla del comunismo. Non vi rallegrate, non fatelo. Il comunismo, come leone ruggente, si scaglierà sulla terra portando grande dolore e vi invaderà, e ci sarà la guerra. State attenti. La partenza del difensore del vero magistero della casa di Dio causerà grande dolore al popolo di Dio, mentre la festeggeranno quelli che lo considerano un ostacolo al poter portare il popolo di Dio nella religione unica. Attenti, non cedete, voi siete sulla retta via, non traviatevi. Noi legioni celesti vi accompagniamo in ogni istante. Non temete, al contrario, siate persone d'azione. Non venite meno nemmeno per un istante, così che possiate procedere con sicurezza. Non temete il trionfo finale del popolo di Dio. Non temete, la vostra Regina e Madre dei Cieli e della Terra, Maria Santissima, non vi abbandonerà. Lei continua a stare davanti a voi, lei è la Madre dell'umanità e lei la porta del cielo. Vivete con Cristo e Eucaristia. Chi è come Dio, nessuno è come Dio, San Michele Arcangelo. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Questo è un momento difficile e l'Arcangelo San Michele ci chiama a vivere da veri cristiani, cattolici, e di dare valore alla nostra vita, di accostarci all'Eucaristia in modo preparato, quindi attraverso la confessione e la preghiera, ma non solo, ci chiede anche di riparare.
perché un conto è la penitenza, quindi la confessione, un conto è la riparazione. San Michele Arcangelo ci ricorda che anche le nostre azioni hanno un effetto, e questo effetto poi si propaga. E noi dobbiamo essere bravi non solo a chiedere perdono a Dio, ma anche a saper riparare gli effetti delle nostre azioni. Quindi se abbiamo offeso qualcuno, chiediamo scusa. Se abbiamo rubato, andiamo a restituire. Se abbiamo partecipato a dei litigi, anche lì andiamo a chiedere scusa e a testimoniare Gesù Cristo senza vergogna. Quindi dobbiamo applicare un cerotto lì dove le nostre azioni hanno prodotto degli effetti che inevitabilmente creano poi nuovi scenari. Io parlo male di una persona, quella persona lo viene a sapere e va a dire ad altre persone che io ho parlato male di lei. A causa di cosa? Della superbia, dell'orgoglio con cui viviamo. Perché come cristiani non possiamo dire sono andato in chiesa, ho fatto questo, ho fatto quello, merito il paradiso. E poi quando Dio ci aprirà il libro della vita, vedremo tutte le volte in cui abbiamo parlato male del nostro prossimo. E abbiamo bestemmiato, abbiamo mandato Dio a quel paese. Abbiamo fatto tante azioni orribili contro il nostro corpo e contro il corpo degli altri. Ci siamo approfittati del nostro prossimo. E quindi San Michele Arcangelo ci chiama a vivere la nostra fede, la nostra tradizione cattolica con fermezza e con costanza. Ci ricorda che le malattie come questa del coronavirus si diffonderanno perché non ci saranno prevenzioni e noi dobbiamo vivere nella prevenzione ogni giorno, quella del peccato e quella della carne. Ci ricorda San Michele Arcangelo che il male avanzerà senza nessuna barriera, il comunismo porterà la guerra. Il comunismo sono anche tutti quei popoli che cercano di avanzare e conquistare regioni con la politica e la forza. L'azione dell'America, che quando vede delle basi petrolifere, che sono in Europa o in qualsiasi altro posto, diventa un'azione comunista. Si muove con gli eserciti per andare a conquistare quelle basi, ma di conseguenza lo fa anche la Russia, lo fanno tutti quei popoli potenti che hanno il potere economico e militare da poterselo permettere. San Michele Arcangelo ci ricorda che tanti cadranno. Cadranno nella New Age, cadranno nella mancanza di fede, cadranno nel consegnarsi all'Anticristo. E quindi vivranno una vita senza Dio. Ma a noi ci dice che dobbiamo stare attenti e di non venire meno neanche per un istante, di restare fedeli a Gesù Cristo e di ricordarci sempre della Vergine Maria, perché lei è la porta del cielo. E di conseguenza dobbiamo essere persone di preghiera, persone d'azione, persone fedeli al Magistero della Chiesa, anime che San Michele Arcangelo ci vuole, anime come che anche se la Chiesa cominciamo a vedere cose molto sbagliate, le stiamo vedendo. Non dobbiamo essere quei cristiani che cominciano a criticare i sacerdoti, il Papa. Dobbiamo essere cristiani che pregano e che riparano.
perché tutto è profetizzato. E la Madonna, gli angeli, gli arcangeli, già da un secolo ci hanno avvisato, vedete che accadranno tutte queste cose. Però voi, non è che quando poi accadranno dovete poi voltare le spalle e dire, ah, ma la Chiesa fa schifo, ah, il mondo fa schifo. No, noi dobbiamo essere fedeli al Magistero della Chiesa. Quindi ai sacramenti, a una vita fatta di preghiera, di azione, una vita fatta a imitazione di Cristo. Poi, quello che accadrà dentro e fuori la Chiesa, dentro e fuori il mondo, ha poca importanza, perché noi non dobbiamo venire meno. Dobbiamo essere veri figli di Dio, perché ricordiamoci sempre che da lassù, quindi nel cielo, nel nostro cielo, nella nostra atmosfera, ci sono tantissimi angeli che ci guardano. E così anche dal paradiso e dalle dimensioni celesti. Ma già qui sulla terra ci sono legioni e legioni di angeli che ogni giorno visitano la terra e ci guardano e riferiscono poi a Dio, ma Dio vede lo stesso tutto. Quindi siamo come in un reality show. Loro ci avvisano di tutto quello che accade e accadrà e sta accadendo. E noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra parte. Quindi non dimentichiamoci che loro, quindi gli angeli, gli arcangeli, la Madonna, Gesù, ci guardano. E loro sanno già come andranno a finire le cose. Il trionfo finale è del popolo di Dio. Quindi il trionfo finale sarà della Madonna, di Gesù, del cielo. Ci saranno i cieli nuovi, la terra nuova, ci sarà il ritorno di Gesù e ci saranno tante altre bellissime cose, però dobbiamo restare fedeli al Magistero della Chiesa e dobbiamo imparare tutti i giorni a dare il nostro sì alla Santissima Trinità e a cibarci dell'Eucaristia in modo preparato con la preghiera, con la confessione e con un cuore pulito. Sia lodato Gesù.